Salve ragazzi, in questa lezione con Giorgetta andremo a disegnare una parabola con lo software GeoGebra, ma senza l'ausilio del piano cartesiano che poi ho già squadrato. Quindi togliamo gli assi cartesiani, togliamo anche la griglia, quindi avremo a disposizione un foglio bianco. E andremo a tracciare una parabola conosciuto il fuoco e conoscendo la direttrice, anche posizionato non in maniera standard, con un asse di simmetria parallelo all'asse dell'ordinato, anche perché non abbiamo assi. Iniziamo col tracciare un punto, che poi chiameremo, indicheremo con la lettera F, e andremo a tracciare una retta, che sarà la nostra direttrice. Ovviamente cambiamo, rinominiamo il punto A, chiamiamo F in modo tale che rappresenti il fuoco, e andiamo a non mostrare i due punti che hanno generato la retta. Il tasto destro nasconde oggetto, che significa levare il segno di spunta. E se mi risponda dagli oggetti evidenziati. Ovviamente cambiamo anche il nome alla retta e andremo a chiamarla, a indicarla con la lettera D, che sta appunto per direttrice, e proseguiamo con la costruzione. Sulla retta D andiamo a tracciare un punto, che lasciamo indicato anche, va bene con la. Notiamo che questo punto può scorrere lungo la retta e quindi possiamo farlo oscillare lungo la retta. Andiamo a tracciare ora il segmento FA. FA, che sarà appunto la distanza da F al punto A. Notiamo sempre che se simuliamo un punto, quando il segmento cambierà. Facciamo adesso passe nel segmento FA. Quindi prendiamo il comando apposito, asse di segmento, clicchiamo nel primo estremo, clicchiamo nel secondo estremo e se sarà tracciato l'asse del segmento FA. A questo punto andiamo a tracciare la retta perpendicolare alla direttrice è passante per il punto A. Quindi retta perpendicolare, andiamo sempre a prelevare il comando opportuno, si clicca nella retta, ovviamente già traccia una retta perpendicolare e poi ovviamente la fissiamo nel punto A. Quindi retta passante per A perpendicolare alla direttrice. Vediamo che tale retta H e la retta precedentemente tracciata, l'asse, si intersecano in un punto che lo facciamo sempre evidenziare dal sistema, dal programma. Quindi andiamo a prelevare intersezione, clicchiamo su una retta, clicchiamo poi sull'altra retta e sarà evidenziato il punto di intersezione. E a questo punto cambiamo il nome, faremo detto andremo al punto P, che è poi il punto che andrà a generare la nostra parabola nel momento in cui la A andrà a oscillare, a muoversi lungo la retta B. Notiamo da cosa, se si fa muovere il punto A lungo la retta, cambia tutta la struttura geometrica, ma quello che deve essere osservato è la distanza di P da A e di P da F restano sempre uguali, concludendo il valore. Ora facciamo anche il segmento PF, non tanto che serve per la costruzione, ma proprio per meglio evidenziare questa proprietà, quindi vista proprio visivo. Diamo un valore, magari opportuno, clicchiamo, impostazione. Andiamo
devo mettere un colore al nostro led, questo è abbastanza affascinante. Notiamo appunto che cosa? Che la distanza PF e PA sono uguali. Ripeto, appunto, se andiamo a cambiare, a fare oscillare il nostro punto A, cambierà la circonferenza, ma i segmenti FP e PA risulteranno sempre congruenti tra di loro. A questo punto, se io vado a sporgere il punto A, il punto P nel piano andrà a disegnare una parabola, che effettivamente adesso non si vede, è un po' di immaginazione, poi già visualizzarla, ma effettivamente viene un po' difficile. Come facciamo a tracciare di fatto una parabola? Basta che il punto P lasci una traccia, quindi disegni la traccia lungo il suo movimento. Come si fa? Andiamo a cliccare sul punto P, mostra traccia. Mettiamo un colore rosso, per rendere più accattivante il nostro grafico. Ovviamente non è necessario. E quindi vedete qua, prendiamo un po' tutta la struttura geometrica. Ora, nel momento che farò oscillare il punto A lungo la direttrice, il punto P nel piano descriverà una figura che è proprio la parabola, che è l'insieme dei punti equidistanti dalla retta di direttrice e dal punto fisso O. Vediamo appunto l'effetto. Tornando indietro, lentamente, in quanto il sistema riesce a cogliere tutti i punti, e si è formata, disegnata proprio la parabola richiesta con il fuoco precedentemente disegnato e la direttrice. Questa è la struttura per poter ottenere una parabola in geogemma. Ricordiamo appunto che le distanze FP e PA saranno sempre confluenti tra di loro, anche facendo scorrere il punto P lungo la curva di questa parabola. Per oggi abbiamo finito, vi conducete il grafico, arrivederci alla prossima lezione, alla prossima figura.